Benvenuti alla puntata numero 40 di Electric Motor News, ultima puntata del 2011 e in questi 24 minuti dedicati al mondo dei veicoli ecologici vi proporremo servizi del Tokyo Motor Show con le novità di Suzuki. Vedremo anche dove sono gli amici del Planet Solar, la marca solare che sta cercando di completare il giro del mondo, sono già a buon punto. Vedremo anche un servizio che riguarda un convegno che si è tenuto a Milano con la presenza di Renault e della gamma ZE, e infine un servizio delle impressioni di guida della Mitsubishi ASX, equipaggiata con un impianto a GPL, la quale abbiamo avuto occasione di provare. Ma iniziamo subito con il primo servizio di questa puntata, parliamo di Tokyo Motor Show e della nuova Suzuki Swift EV Hybrid. Vediamo. Nel Tokyo Motor Show, tra le novità presentate dai costruttori giapponesi nel settore dei veicoli a basso impatto ambientale, spicca anche il nome Suzuki, con il nuovo modello Swift EV Hybrid, ovvero l'evoluzione della seconda generazione della Suzuki Swift Range Extender. Swift EV Hybrid è una vettura elettrica compatta equipaggiata con un piccolo motore generatore per la ricarica degli accumulatori ed esprime la visione di Suzuki dell'auto ecologica. Costruita sulla base della nuova generazione del modello Swift, è in grado di percorrere una distanza di 20-30 km con un pieno di energia delle batterie, ma grazie al sistema del range extender l'autonomia può essere ampliata sensibilmente. Rispetto a un veicolo elettrico puro, la Swift EV Hybrid ha un pacco batterie più piccolo e di conseguenza più leggero, che si ricarica più velocemente, oltre al dettaglio non trascurabile del costo sensibilmente inferiore. We live our lives like a daily soap. Where was love? Where was hope?